Ho messo paura, eh? Più che altro per come sono concia. Allora, scusate se sto un po' così, ma oggi è un pochino freddo. Dai, siamo alla fine di dicembre, quindi anche se mi vedete per qualche video così, dai, va bene. Non mi brontolate, eh? Però se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale e lascia anche un mi piace per sostenere questo canale. L'hai già visto dalla copertina e ora però, insomma, te lo dico, te lo faccio vedere cosa vado a fare oggi. Vado a piantare questi alberelli. Ho fatto qualche giorno fa, anzi, se non mi segui ancora su Instagram, vammi subito a seguire perché lì ho fatto un indovinello, insomma, se qualcuno indovinava che cosa fosse, ci fosse qua dentro. Quindi loro lo sanno già. E se non fai ancora parte della community di Instagram, vai subito a iscriverti. Buongiorno dalla campagna! Quindi oggi vado a piantare i miei albicocchi nel mio frutteto. Ho già iniziato a piantare qualcosina la scorsa primavera, però ora diciamo che ultimo quasi un po' con tutte le piante. Non sembra, ma qua dentro ci sono 20 albicocchi. Ora dopo quando lo apro te lo faccio vedere a modino. Ti anticipo che sono tre varietà. L'ho prese da un vivaio di Cesena, quindi italiano, insomma molto professionali, sono stati molto gentili e carini anche nel consigliarmi le varietà. Via, ora andiamo nel punto dove devo piantarli nel frutteto, li scarto così oltre a parlare ti faccio anche vedere qualcosina. Sì, ma me li fai portare a me fino al frutteto o mi aiuti? Che dici? Allora, ti ho detto che mi sono fatta consigliare da questo vivaio, tra parentesi, insomma, delle persone davvero squisite che, insomma, mi hanno saputo consigliare proprio a modino, anche perché io di piante da frutto, in particolare di albicocchi, non è che me ne intenda molto. Quindi ho seguito completamente e mi sono fidata di loro. Queste qui in particolare sono piante da frutto di un anno, albicocchi di un anno a radice nuda. Adesso in inverno è proprio il momento ideale per piantare gli alberi da frutto a radice nuda. Così, insomma, con le piogge invernali riescono ad attecchire bene, a ramificarsi bene, pronti per partire proprio più rigogliosi in primavera. Mentre se compri delle piante da frutto da 2 anni in su, quindi o nel pack di terriccio o addirittura in vaso, quelle per piantarle anche in primavera, come ho già fatto io la scorsa primavera, che ho piantato appunto alcuni frutti già qui nel mio frutteto. Tra parentesi ti dico, se compri anche quelle lì già o nel pack o nel vaso, magari riesci già a raccogliere qualcosina subito la stagione che viene. Io invece queste qui, siccome appunto vorrò fare una bella produzione, tra parentesi dopo ti vado a dire anche le varietà che mi sono sempre fatta consigliare da loro, io questa qui andrò a fare una grossa produzione, diciamo il terzo anno, quindi sicuramente, cioè, niente questa stagione, la prossima stagione magari inizio a raccogliere qualcosina e poi insomma dovrei fare una bella produzione. Piante di un anno, ti ho detto, l'ho scelte perché? Perché prima di tutto riesco a potarle proprio a modino come voglio io. Non sono già formate, non sono già piante formate come possono essere quelle che si trovano già nel vaso, insomma, di 2 o più anni. Così riesco proprio a dargli la forma che voglio io. Tant'è che, dopo ti faccio vedere quando le pianto, mi hanno consigliato di tagliarle a 80 cm, 1 metro sopra terra. Questo appunto per dargli una bella forma, magari una forma a ombrello, così da raccogliere meglio. Non è che voglio far diventare piante alte, insomma, 4-5 metri, voglio dargli una bella forma così da raccoglierle al meglio. Piante con innesto basso, perché anche questo me l'hanno consigliato loro, anche se io l'altra primavera ho piantato anche piante da frutto con innesto alto. Parliamo di varietà, sono 3 varietà, ora ti lascio la scheda con i nomi delle varietà e anche con gli stadi di maturazione, perché sono 3 stadi diversi di maturazione, partono circa da, dipende insomma dal clima e dalla zona d'Italia, però più o meno da metà giugno in poi. Sotto consiglio appunto di questo vivaio ho indicato anche io, insomma, varietà che mi potevano interessare di più. Sinceramente ho prediletto il gusto, la qualità, a discapito un pochino anche della produzione. Infatti, cioè, l'ho proprio detto, a me non è che mi interessa tanto che ne facciano tantissime, mi interessano che siano buone, un buon prodotto. E infatti mi hanno consigliato allora la classica, la bella Dimola, la Portici e la Gemma. E ora le vado, insomma, si vanno a piantare, che ora metto in moto anche il giochino di Francesco, quello lì che qualcuno giustamente l'ha preso in giro perché questa qui è sabbia, ma lui usa la trivella per fare le buche, per divertirsi, vabbè. Ora andiamo a metterle in terra e ti dico che io le vado a mettere a 3 metri di distanza sulla fila l'una dall'altra.
Questa qui è un'altra varietà, l'appoggio qui, così non mi sbaglio le pianto ogni varietà a sé. E questa è tutta una. Allora, quindi, piantiamo la gemma. Allora, ora ti faccio vedere come se ne pianta una di piante da frutto a radice nuda. La cosa importante, quella anche se compri quelle nel vaso o nel pack, stai attento all'innesto. L'innesto deve sempre stare sopra terra, altrimenti non serve a niente. Basta lasciarlo fuori terra, insomma, considera almeno un 3-4 dita. Questo perché da qui, se l'innesto tocca terra, da qui possono ripartire altri rami, altre insomma radici, che vanno a formare un'altra pianta, che non è quella del, insomma, del sopra dell'innesto, è completamente un'altra pianta. E poi da qui possono partire anche tante malattie, perché è un po' più sensibile. Allora, guarabellino, Francesco ha fatto un lavoro per niente, ma questo si sapeva già, perché lui si voleva divertire. Ora basta con una paletta, perché praticamente questo buco qui non serve a niente. Con una paletta, siccome c'è morbido, io scavo di modo che riescano ad entrare bene queste radici. Allora, la gemma, la prima varietà, l'abbiamo piantata, ora si piantano le altre. Ho piantato anche la bella dimola, ora mi rimangono le ultime 10 di portici. E faccio una bella filata qui nel mezzo. Vai, finalmente tutti gli albicocchi ora sono a dimora, il frutteto è completato, anche se si vedono solo degli stecchi, però ti assicuro che l'ho piantati. Ora sta facendo buio e in questi giorni mette acqua, quindi li lascio stare e nelle prime giornate che farà bello gli do la potata che t'avevo detto e poi gli metto anche delle canne perché sono un pochino stortini e mi garbano così, almeno così vanno su belli dritti. E niente, quindi iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto, t'avevo detto di farlo prima. Quindi rimani sempre in contatto con me, con la mia campagna, anche sul mio profilo Instagram e noi ci aggiorniamo, alla prossima!